a tutti i miei adorati lettori, benvenuti con una nuova recensione speciale. Questa settimana è un po' piena di recensioni speciali, ma essendo che l'8 di giugno uscirà il terzo capitolo della serie Thunder Roads e metterò la recensione qui sul canale, ho deciso perché non fare una recensione unica dei primi due capitoli, come ho fatto con la serie Shatter Me. Quindi mi accingo a parlarvi dei primi due capitoli della serie Thunder Roads, ovvero Ovunque con te e per sempre con te di Katie McGarry, che sono uno più bello dell'altro. Comincio a parlarvi appunto in extremis del primo. In questa storia, in questi libri, vi ricordo che hanno dei protagonisti diversi, sono autoconclusivi, quindi volendo si possono anche leggere uno separato dall'altro, però io non ve lo consiglio perché comunque i protagonisti sono collegati tra di loro. In questo primo libro abbiamo la storia di Oz ed Emily, mentre nel secondo libro abbiamo quella di Rasoio, Rasor, io lo chiamerò Rasor durante la recensione, e Brianna. Questi due libri sono stati una bellissima scoperta. Io adoro la McGarry dai tempi della Push in the Limits, che potete trovare sopra la mia testa, che è edita da Agostini, mentre questa è uscita per HarperCollins. E se questa è una serie infinita, questa sembra che si fermerà al terzo libro, però conoscendo la McGarry magari ci delizierà di qualche altro libro, perché no, mai, mai dire mai. Comunque per adesso ufficialmente sono tre libri. La storia di Oz e Emily è stata veramente molto bella e coinvolgente, perché comunque sono due personaggi che assolutamente ti entrano nel cuore, specialmente Oz. Emily è una ragazza come tante, un po' perfettina, un po' sobria, che non vuole assolutamente infrangere le regole. E che praticamente si ritrova un giorno a dover andare al funerale della nonna paterna, perché appunto sua madre ha lasciato il suo vero padre, che è un motociclista, ovvero un membro di un club di motociclisti chiamati Reign of Terror. Io adoro i motociclisti da quando conosco Daryl di The Walking Dead, e poi comunque mi hanno parlato anche molto della serie Son of Anarchy, di cui devo recuperare le stagioni e ci vorrà un bel po' di tempo. E comunque diciamo che io per le storie con i motociclisti, basti guardare appunto anche la serie Vicious, edita dalla Newton Compton di Katie Ashley, io ho un debole per le storie con i motociclisti. Quindi quando ho sentito che in questo libro ci sarebbero stati i motociclisti, mi sono detta questa storia fa per me. Però qui abbiamo uno young adult molto, diciamo, molto soft rispetto alla serie della Ashley, che è un po' più hot e anche un po' più crudo, diciamo, per certi versi. Appunto, questa ragazza si ritrova in questo posto in cui passava l'infanzia, poi a un certo punto ha smesso di andarci e ha anche rimosso un po' i ricordi, perché la madre poi a un certo punto l'ha allontanata completamente dal padre, dal vero padre, per motivi che poi si scopriranno durante la lettura. E appunto si ritroverà non soltanto a non dover partecipare a nessun funerale, perché la nonna praticamente si è inventata tutto per poterla rivedere prima comunque di morire effettivamente, perché sta morendo di cancro, ma anche dovrà affrontare non soltanto il faccia a faccia con il padre Eli, ma anche l'incontro con Oz, che scombussolerà tutto ciò in cui crede. Oz è un personaggio veramente molto intenso, è un ragazzo che darebbe la vita per il club. Loro sono un club per lo più legale, loro si occupano di vigilanza e di scorta ai camion che rischiano di venire rapinati durante i percorsi, quindi non è che fanno proprio attività illegali, anzi assolutamente non ne fanno, sono un club per lo più, come ho detto, legale. E appunto ogni membro darebbe la vita per i propri fratelli, insomma sono una grande famiglia. I club, in questo caso, come anche nella serie della Ashley, non sono descritti come molto spesso vengono descritti nelle serie televisive o nei film, sono gruppi di famiglie, sono una famiglia fedeli e leali l'uno con l'altro e che farebbero tutto per proteggersi e sostenersi. I due ragazzi naturalmente dovranno affrontare diverse difficoltà, perché appunto Oz è ancora in prova nel gruppo Reign of Terror, e se scoprissero, e Eli appunto non era presidente, se scoprisse che Oz ha un debole per sua figlia, sarebbero cavoli amari. Però allo stesso tempo Eli gli chiede di tenerla d'occhio, perché c'è appunto un club rivale molto più stronzo del loro, che appunto hanno paura che per colpire Eli possano colpire Emily, e quindi diciamo che succedono un bel po' di casini, insomma, non è che sarà molto facile sia per Oz che per Emily tenere a freno le proprie emozioni. Lo stile della McGarry, come sempre, è molto accurato e
e molto scorrevole. E se ne appunto nel primo libro abbiamo Osemi, nel secondo abbiamo, ovvero in Per sempre con te di Katie McGarry, di cui ringrazio Gaia Varalli del blog e membri dintorni tesoro per avermi fatto un bellissimo regalo di Natale, avermelo regalato. Ciao tesoro, so che mi stai guardando, almeno spero, quindi ti ringrazio. Abbiamo la storia di Rasoio, io lo chiamo Razor, non cambiate i nomi, lasciate quelli originali, vi prego, case editrici, Razor e Brianna, che sono anche loro l'uno l'opposto dell'altro, perché se Brianna è una studentessa brillante, intelligente, che vorrebbe evadere completamente dalla città in cui vive, Razor invece è appunto un fedele al Reign of Terror, è un tipo tenebroso, è una persona che ha sofferto anche tanto per la perdita della madre e che è entrato da poco appunto a far parte a tutti gli effetti del club come suo padre, e che soffre anche per il fatto che lui ultimamente stia, diciamo, infangando un po' la memoria della madre, non soltanto prima cambiando donna ogni 5 minuti, ma anche adesso cercando una relazione stabile con un'altra donna, quando appunto la morte anche della madre è avvolta nel più fitto di mistero. Quindi non soltanto ci sarà la storia di Brianna e Razor, ma anche la risoluzione di questo mistero, e appunto sarà Brianna ad aiutare Razor ad arrivare a capo di questa faccenda. Naturalmente ci verrà anche trattato un argomento molto delicato, che è il bullismo, perché comunque Brianna subirà paio di atti di bullismo da un compagno stronzo che la ricatta perché vuole che gli faccia i suoi test, appunto per il suo rapporto con Razor, che è visto come appunto un ragazzaccio perché fa parte di un club di motociclisti. Anche qua i pregiudizi si sprecano in questo libro. Naturalmente vedremo anche in questi libri poi compaiono tutti i personaggi, perché appunto Razor era già apparso anche in Ovunque con te, così come erano apparsi Shady e Violet, che saranno i protagonisti di Nuovo con te, che uscirà appunto per l'HarperCollins l'8 di giugno. La storia di Razor e Brianna è molto più intensa di quella di Oz e Emily, non dico più bella, ma più intensa, sono belle uguali, però questa qua ti lascia dentro qualcosa di più, perché appunto Razor e Brianna sono due persone che soffrono. Brianna anche per l'incomprensione dei genitori, che io penso che più che riprodursi nella vita questi qua non l'abbiano mai fatto, perché veramente lei è una vagonata di fratelli di cui si deve anche occupare, perché i fratelli più grandi maschi sono un po' delle teste di rapanello, diciamo così. E mentre appunto Razor soffre appunto per il fatto che nessuno vuole dirgli che cosa è successo effettivamente a sua madre, perché si è ritrovato orfano di madre, nessuno glielo vuole dire, nessuno vuole affrontare l'argomento, quando ci prova lo sviano verso un altro discorso. E quindi poi nel tentativo di aiutare Brianna nel tentativo di aiutare Razor, naturalmente si troveranno sempre più vicini e sempre più simili, arrivando appunto a instaurare un legame meraviglioso, un amore veramente molto intenso, che però passerà anche loro passeranno le loro difficoltà. Quindi diciamo che la McGarry non è che gli piace far soffrire la McGarry i suoi protagonisti, perché devono sempre penare, ed è questo il bello, perché appunto lei riesce a creare delle storie meravigliose. Quindi 4 stelle e 5 stelle per questi due romanzi. A questi do 4 stelle perché appunto la storia, come ho detto, di Razor e Brianna è molto più intensa di quella di Oz e Emily. Adesso non mi ricordo che valutazione diedi effettivamente sulle recensioni scritte, perché anche questi comunque li ho fatti scritti, però comunque 4 e 5, nuova valutazione. Quindi adesso aspetto con ansia l'8 di giugno il nuovo capitolo, che narrerà appunto la storia di Chevy e Violet, di cui sono veramente curiosa, perché Violet è un personaggio molto particolare, è un personaggio che anche lei deve avere delle profonde ferite interiori per delle cose che non molto belle, perché anche lei è stata, diciamo, vittima di bullismo. E poi Chevy, che è un personaggio tutto da scoprire. Bene, anche questa recensione speciale si conclude qui, io spero che vi sia piaciuta. Nelle descrizioni vi lascio anche i link delle recensioni scritte, se la valutazione è diversa perdonatemi, valutazione, io amo questi due libri incondizionatamente, quindi sapete soltanto questo. Iscrivetevi al canale, al blog, così non vi perderete nessuna recensione. Come sempre vi lascio anche i link di Facebook, Twitter e Instagram nelle descrizioni, spero che verrete a trovarmi, che mi fareste molto felice. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!